Poracci, finalmente abbiamo risolto questa incresciosa situazione e siete riusciti a riconoscere il capolavoro senza tempo che risponde al nome di Perfect Weapon, il titolo che verrà ricordato come il gioco che faceva schifo pure a Lens. Poi bravi perché siete riusciti a intercettare le somiglianze con Tekken, sbagliando alla grandissima, ma neanche troppo. Lo sapevate che il gioco veniva presentato come una sorta di unione tra Resident Evil e Tekken 2? Probabilmente prendeva il peggio da entrambi. Un bel traguardo. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetevi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi a non essere presentato da Jeff Keighley. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, metteremo finalmente un punto definitivo, almeno si spera, sui rumor riguardanti il Nintendo Direct di giugno. E poi andremo a commentare l'Xbox Showcase di ieri sera, uno degli eventi più discussi degli ultimi tempi. Prima di iniziare però, come al solito, vi invito a non mollare le speranze per un Direct di giugno e a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social. Bene, io ho detto tutto, i link li trovate in descrizione, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo, perché la presentazione di Microsoft di ieri sera ha lasciato un po' l'amaro in bocca ai fan Nintendo più speranzosi. C'è chi aveva abboccato alla grandissima sui rumor che volevano un potenziale ritorno di Banjo-Kazooie, e invece chi, come me, era sicuro sarebbe stata mostrata la remaster di 007 GoldenEye. Purtroppo non è accaduto nulla di tutto questo, ma i nostalgici del capolavoro targato Rare hanno avuto comunque pane per i loro denti. Infatti, dopo lo showcase Microsoft ha avuto luogo il PC Gaming Show, dove è stato presentato Agent 64, Spies Never Die. Si tratta di un omaggio a GoldenEye tanto spudorato quanto affascinante ed ha il potenziale di calmare la sete di tutti quei fan che dal 2007 circa aspettano l'uscita di questa benedetta remaster. Dategli un'occhiata perché è una produzione secondo me da non lasciarsi sfuggire e su Steam è già presente una demo. Se la provate fatemi sapere cosa ne pensate. A proposito di presentazioni minori, ma che comunque non dovreste farvi sfuggire, vi ricordo due importanti appuntamenti. Il primo è per stasera, a mezzanotte, con il Capcom Showcase. È vero, l'anno scorso siamo rimasti scottati da una delle presentazioni più deludenti e soporifere di tutto l'E3 2021, ma quest'anno il publisher nipponico sembra volersi rifare. Sicuramente nei 35 minuti di stream ci saranno novità riguardanti Exo Primal, Sunbreak e, udite udite, anche Resident Evil 4. C'è chi si è fatto scappare anche il nome di Pragmata, ma per ora non c'è alcuna conferma ufficiale. Vi ricordo che mi troverete in live a partire dalle 23 sul sito Viola. Passate perché secondo me ne vedremo delle belle. E non dimentichiamoci che a mezzanotte, in punto di venerdì 17 giugno, ci sarà anche una stream dedicata ai 25 anni di Final Fantasy VII. È vero, si tratterà di soli 10 minuti di presentazione, ma sono stati gli stessi PR Square Enix ad alzare l'asticella dell'hype, invitando il pubblico a streamare la presentazione, ma soprattutto a tenere alte le aspettative. Che sia giunto il momento di alzare il sipario su Final Fantasy VII Remake Parte 2? E visto Poracce che ormai è diventata una sorta di ossessione personale, vi do l'ennesimo aggiornamento sulle collectors di Shredder's Revenge. Avete tempo fino al 24 giugno per decidere se fare la follia o meno e preordinare a 200 euro la collectors delle Tartarughe Ninja, ma se non avete voglia di investire un tesoretto del genere, sappiate che noi europei ci beccheremo comunque un'edizione fisica e anche una collector Poracce. Il tutto sarà gestito da Signature Edition Games e sarà spedito già a partire da luglio. Fatemi sapere se prenderete una di queste edizioni di Shredder's Revenge. Va bene, passiamo alle notizie del giorno, perché Poracci, siamo arrivati ai livelli di massima isteria riguardanti il Nintendo Direct di giugno. Ma in fondo ve l'avevo detto, no? Ogni settimana, anzi ogni giorno, esce fuori un leak con la presunta data dell'evento Nintendo, ma di ufficiale non abbiamo ancora nulla. Però adesso c'è un radicale cambio di prospettiva. Direi che possiamo abbandonare definitivamente le speranze di vedere il Direct questo mercoledì, ed è abbastanza divertente vedere come i presunti insider che vendevano per certo il Direct di mercoledì stiano correndo ai ripari dopo la cantonata presa con il leak dell'email su Reddit di cui avevamo parlato venerdì scorso. Però c'è una nuova ipotesi, questa volta sembra la più solida di tutte quelle che sono uscite nelle ultime settimane. A quanto pare il Direct si farà a giugno, ma proprio nelle sue battute finali, il 29.
Ieri, durante una live stream dedicata alla conferenza Xbox, Alana Pierce, rispondendo alla domanda di uno spettatore, ha dichiarato di essere stata informata a proposito di un Direct proprio per quel giorno. Pierce non è certo l'ultima arrivata, lavora nell'industria videoludica da anni, prima come giornalista e poi come scrittrice per Sony Santa Monica, e adesso sta lavorando alla produzione di God of War Ragnarok, e non si è mai lanciata in sparate senza senso. È interessante vedere come alcuni tra i più grandi portali come Game Explain, Video Games Chronicle e Nintendo Life si siano allineati con la versione di Pierce, confermando di aver ricevuto le stesse informazioni da fonti diverse. Quindi fossi in voi non starei troppo col fiato sospeso, è molto probabile che il Direct arrivi, ma molto più tardi di quanto ci aspettavamo. Secondo voi, poracci, dovremmo aspettare altre 2 settimane prima di vedere questo dannato Direct? Ora passiamo dalle parti di Microsoft e Xbox, perché bisogna fare un attimo il punto della situazione sull'evento di ieri. Si è trattato di uno showcase ricco di annunci, pieno di gameplay e dal ritmo serrato. Eppure continuo a pensare che sia mancato qualcosa rispetto alla presentazione dell'anno scorso. Prima di tutto però dobbiamo parlare del doppiaggio in italiano. Ieri in live ci stavamo sentendo male ascoltando la stream pensata per il nostro paese. Non penso di aver mai sentito una cosa del genere, ma poi soprattutto da un publisher di prestigio come Microsoft. Chissà, forse avranno speso tutto il budget in acquisizioni, ma una cosa del genere io non l'avevo mai sentita. Secondo voi, com'è stata possibile una cosa del genere? Dai, solo risposte sbagliate. Comunque è praticamente impossibile riassumere tutto quello che è stato mostrato in un solo video, perché anche se la presentazione è durata 90 minuti, beh, non c'è stato un attimo di pausa e ogni annuncio lasciava immediatamente il posto al successivo. Quest'endcard però aiuta a farsi un'idea di quello che è stato il focus principale di questo showcase. Il Game Pass è ancora una volta protagonista assoluto, e non solo, praticamente tutti i titoli presentati saranno presenti a Day One su Game Pass, ma inoltre si è scelto di dare visibilità esclusiva alle produzioni che arriveranno da qui ai prossimi 12 mesi. Questa secondo me è stata un'arma un po' a doppio taglio. Da una parte sono spariti tutti quei grandi nomi come Fable, Everwild, Perfect Dark, Avowed, Hellblade e compagnia bella, che sono stati presentati in pompa magna quando evidentemente non c'era ancora nulla di concreto e la loro assenza pesa nell'economia di questa presentazione. Dall'altra abbiamo avuto il classico effetto a buffata da Game Pass, dove decine e decine di titoli vanno a costituire un'offerta sì potenzialmente interessante, ma anche molto disorientante, in cui i nomi fanno fatica ad emergere. C'è però da fare un plauso a Microsoft e Bethesda, che hanno provato in tutti i modi a rimanere il più possibile ancorati alla realtà, evitando lo stile fumoso comune alle presentazioni del giorno d'oggi. Questi secondo me sono stati i momenti degni di nota dell'intero showcase. Quella di Silksong è stata un'occasione mezza sprecata. Microsoft si è assicurata un vero pezzo da 90 al Day One sul pass ed è stata una vera sorpresa inaspettata la presenza del team Cherry dopo anni di silenzio. Però di Silksong non ci basta sapere che esiste. Abbiamo bisogno di informazioni concrete e soprattutto di una data, cosa che purtroppo non è arrivata. Il gioco rimane previsto entro i prossimi 12 mesi, ma di più non possiamo dire. Un vero peccato. Il nuovo Plague Tale promette benissimo e, come ho fatto in live, consiglio a tutti quanti di recuperare il primo capitolo, soprattutto se esperienze narrative alla The Last of Us sono il vostro genere prediletto. Forza Motorsport non solo è un piccolo gioiello tecnico, ma inoltre è un vero e proprio guanto di sfida a Gran Turismo 7 e a tutti i traguardi raggiunti dal team di Kazunori Yamauchi. Fa sempre piacere vedere una sana concorrenza così agguerrita. Peccato veramente che il gioco sia previsto per il 2023 inoltrato, mi sarei aspettato un'uscita più vicina. Molto figo però il DLC delle Hot Wheels di Forza Horizon, che sarà disponibile già dal 19 luglio. Fa impressione vedere finalmente anche Diablo 4 in azione, e la presentazione del Necromancer mi ha riportato indietro di una ventina d'anni a Diablo 2 e la sua indimenticabile espansione Lord of Destruction. Chissà se Blizzard riuscirà finalmente a tirare fuori il vero erede spirituale di quel leggendario secondo episodio. Scorn sembra molto interessante, ma non mi fido di un titolo di cui non si è visto ancora nulla di gameplay, e mi prendo solo un attimo per ammirare estasiato Vin Diesel che impenna su un dinosauro. Sono sicuro che sia una risposta diretta a The Rock in palestra qualche giorno prima. Prima di passare alle vere bombe, però vi consiglio
consiglio di tenere d'occhio The Last Case of Benedict Fox, che probabilmente è una delle produzioni minori che più mi ha catturato nonostante l'uscita lontanissima. Però ora passiamo alle cose più importanti. Innanzitutto, anche se palesemente si tratta di un anno di transizione, è importante notare come Phil Spencer e il suo team stiano lavorando per rendere il Game Pass un ecosistema sempre più ricco e in grado di inglobare qualsiasi tipo di giocatore. Magari non è roba che fa per voi, ma è importante assicurarsi l'entrata all'interno del Game Pass di tutte le produzioni Riot Games, così come il segmento finale è l'ennesimo incredibile sforzo di perforare un mercato, quello giapponese, da sempre restio al marchio Xbox. Non so se vi rendete conto, ma in rapida successione sono state annunciate una nuova IP di Koei Tecmo, una sorta di Nioh 2.0 con rimandi all'estetica Musu, il nuovo progetto di Hideo Kojima basato sul cloud e tre dei più importanti JRPG degli ultimi anni, tutti in arrivo sul pass. Anche se non si è visto nulla del progetto di Kojima, vedere un volto così importante dire cose del genere ha il suo peso. Solo non credo che vedremo questo fantomatico progetto basato sul cloud entro 12 mesi. La strada mi sa che è ancora lunga. E poi l'arrivo di Persona 3 Portable, 4 Golden e 5 Royal ha dell'incredibile, se pensiamo a quanto Atlus sia stata sconclusionata nel valorizzare questa importantissima serie all'infuori delle piattaforme Sony e soprattutto in Occidente. Ora a scaglioni arriveranno le tre versioni definitive di questi JRPG, e come mossa è perfetta anche nelle tempistiche. Non si sa bene come, ma zio Phil è riuscito ad anticipare anche Nintendo. Ad ora Switch è l'unica console dove non si possono giocare i capitoli principali della serie Persona, una situazione che speriamo cambi al più presto. E chiudiamo con Redfall e Starfield, e ho deciso di accorpare questi due progetti insieme perché, seppur siano radicalmente differenti nelle ambizioni e nei contenuti, è indicativo notare come la cultura dell'hype faccia deragliare completamente le aspettative del pubblico. Sono bastati dei logo reveal e dei trailer in CGI per montare due dei titoli più attesi degli ultimi anni, peccato che poi vederli in azione è tutta un'altra cosa. Redfall, mi dispiace dirlo, e non lo faccio necessariamente con un'accezione negativa, è il classico titolo Arkane, lo riconosceresti da lontano un chilometro. C'è un'attenzione sicuramente più marcata al multiplayer che lo avvicina ai lidi di Left 4 Dead, ma non mi sembra ci sia nulla per cui valga la pena strapparsi i capelli. Per dire, Deathloop sulla carta mi sembrava molto più interessante. Allo stesso modo Starfield, per come è stato presentato, è l'archetipo delle produzioni Bethesda, un potenziale sconfinato accompagnato da tante belle promesse. Ma il motore grafico quello è, e sappiamo cosa aspettarci da un titolo così ambizioso, soprattutto in un mondo post cyberpunk e, se vogliamo, anche post Fallout 76. Ci sono tutte le basi per creare una space opera monumentale, ma che senso ha promettere l'esplorazione di migliaia di pianeti, rilanciare continuamente con nuove meccaniche di gioco, se poi sappiamo che il vero problema non è tanto concepire questi aspetti del gameplay, ma inserirli in una visione di game design coerente e coesa. C'è tanto di No Man's Sky in un DNA che tradisce l'eredità genetica di Fallout. Molto probabilmente ne uscirà fuori un GDR mastodontico, ma sono molto curioso di scoprire quali sono le vostre reazioni e in generale quelle del grande pubblico di fronte a un titolo così ambizioso, ma già evidentemente limitato in alcuni frangenti tecnici. Quindi per me sì, è una presentazione da salvare, ma è mancato qualcosa. In parte sarà la consapevolezza che si tratta di un anno di transizione, ma anche gli annunci più importanti, e come abbiamo visto ce ne sono stati, si sono persi in un contenitore forse troppo impegnato ad accogliere quanta più varietà possibile piuttosto che nel concentrarsi nel valorizzare ciò che realmente era degno di nota. Però voglio sapere la vostra. E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a questa sera, anzi a questa notte, per una live dove seguiremo sul sito Viola lo showcase di Capcom, altrimenti a domani con un nuovo video. Voi comunque in ogni caso sapete quello che dovete fare, fate bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Show, Michele Case, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!
siamo così grati che abbiate scelto di collegarvi e trascorrere un po' di tempo con noi. Sappiamo che avete aspettato a lungo per vedere finalmente Star.